camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol, e quando in cielo i santi tuoi la grande schiera arriverà. O Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me, e quando il sole si spegnerà, e quando il sole si spegnerà. O Signor, come vorrei che io fossi insieme a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per i meriti e l'intercessione di tutti i santi, invochiamo oggi con rinnovata fiducia la Divina Misericordia per tutti i nostri peccati. Signore Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, primogenito di coloro che risorgono dai morti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, lampada della nuova ed eterna città di Dio, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, in excelsis Deo, gloria. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante,
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ecco, celebriamo questa solennità di tutti i santi in questo luogo, ed è bello che la Chiesa ci inviti nel giorno dei santi a celebrare l'Eucaristia qui. Perché? Perché se è vero che noi contempliamo i santi e durante l'anno facciamo ricorrenza delle memorie dei santi, di cui anche portiamo il nome, ma è interessante come ci viene chiesto di vivere questa celebrazione in questo luogo, come dire, i santi non sono solo quelli in cui hanno davanti la denominazione San e poi c'è il nome, ma c'è il luogo dove ci sono, come diceva il libro dell'Apocalisse, vidi una moltitudine di gente. Ecco, quando uno entra in un cimitero, vede una moltitudine di persone, ecco, che sono passate e hanno vissuto e hanno lasciato. Che cosa? L'esperienza della fede, per cui noi ancora oggi viviamo e camminiamo in questa fede. Noi la fede non ce la siamo data, io non me la sono autoimposta, non è una cosa che avviene così, eh? Per cui io decido di fare una cosa e la faccio. La fede non è così, la fede è qualcosa che nasce da un esempio che io ho ricevuto, che noi abbiamo ricevuto e di qualcuno che ci ha preceduto. È stato per noi così importante quell'esempio che è diventato un dono così grande che noi continuiamo a camminare in questo. Per cui la festa dei santi, ecco, dice in fondo anche della comunione dei santi, cioè di un cammino che avviene, che è stato tra coloro che ci hanno preceduto e noi, e ci sarà anche dopo, quando noi, ecco, ci sarà qualcuno dopo di noi che camminerà nella fede. Ed è bello, ecco perché noi viviamo la celebrazione qui, in un luogo, perché voglio dire, noi cristiani non viviamo il culto della morte, assolutamente no. Se uno pensasse questo è fuori dalla fede cristiana, sarà qualcos'altro, ma è fuori dalla fede cristiana. Ecco, il cristianesimo celebra la vita. L'ultimo articolo del credo, che noi poi diremo, dice: credo nella vita e nella risurrezione della carne, la vita eterna. Questo noi crediamo. Credo nella morte. No, certo, quando uno entra qui ha l'impatto evidente, immediato, col tema della morte. Ma, ecco, noi nella fede non ci fermiamo, non ci si ferma a questo. Con la speranza e la fede nella resurrezione, tant'è che diciamo che crediamo, noi è la professione della nostra fede, nella resurrezione. E allora vivere in questo luogo questa celebrazione per questo. E poi ecco l'elenco che Gesù fa delle beatitudini. Ecco, San Giovanni Paolo II diceva che le beatitudini sono la carta d'identità del cristiano, vuol dire ci si riconosce come cristiani nel momento in cui, ecco, si vede e si vive questo elenco che Gesù fa, come quando uno apre questo documento della sua carta d'identità per vedere se effettivamente è lui, no?
E così dice San Giovanni Paolo II nel Vangelo delle Beatitudini. Ecco, nel momento in cui si dice questo Vangelo ci si guarda, ecco, ci si riconosce, anche nell'ultima, che letta così uno dice, vabbè, ma pensata. Ecco, l'ultima beatitudine che conclude questo elenco, ecco, abbiamo sentito, diceva così: beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, però, dice Gesù, per causa mia. Questa è la testimonianza del Vangelo. Ecco, l'azione della fede vissuta nel quotidiano alla luce del Vangelo per il Signore. Ecco, noi siamo in questo luogo per non solo commemorare i nostri cari defunti, pregare per chiedere la loro intercessione, ma anche perché diventi davvero l'Eucaristia un motivo di ringraziamento. Ecco, perché ci hanno preceduto nel segno della fede, come dice la preghiera per i defunti, e dormono il sonno della pace. Ecco, in quel sonno della pace, in quel dono della fede, ecco, ci sono per noi sprono e esempio, anche davanti davvero a questo elenco che Gesù fa, ecco, delle beatitudini. Chiediamo allora al Signore questa grazia per ciascuno di noi, ecco, davanti alle tombe dei nostri cari, perché davvero diventi motivo di ringraziamento per la missione della fede, diventi motivo di preghiera la loro intercessione, diventi motivo di conversione la nostra santità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione del mondo e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nella solennità di tutti i santi ci rivolgiamo a Dio con fiducia perché ci conceda di attuare sul loro esempio il programma di vita delle beatitudini. Preghiamo dicendo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché, poveri in spirito, comprendiamo che solo Dio è il nostro vero bene e che nulla lo può sostituire, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché, mossi dalla carità di Cristo, accogliamo con misericordia e tenerezza quanti si affidano alle nostre cure, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché, come discepoli del Dio della pace, promuoviamo di cuore la concordia e l'intesa quali vie di riconciliazione tra i popoli e le nazioni, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché, resi partecipi della passione di Cristo,
Accogliamo le prove della vita come via sicura verso la gioia del cielo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù Cristo, tu sei venuto tra noi per portarci la salvezza. Donaci il tuo Santo Spirito, perché da Lui illuminati e fortificati, camminiamo in santità di vita verso la casa del Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dico soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
divinità me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lacteis Christi, lava me. Passion Christi, conforta me. Anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo domani la Santa Messa qui al cimitero alle ore 16 nella commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. A ogni invocazione rispondete Amen. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa di tutti i santi, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. L'intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino a una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulte in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Cielo, regina, tu ti corona i tuoi piedi, e alla grazia tua divina, dal tributo di orfen. O Maria, madre mia, o regina, tu del ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedele. Regina di clemenza e il tuo popolo fedele, sai prodigi di potenza che fai piovere
O Regina, tu del Ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo corpo.